Però potrete vederlo se esce Soma, ma immagino di sì. Magari lo metto a 1080, perché sennò diventa un po'. Infatti. Dai, adesso sono morse. Lo sapevo anche prima, però. Due lettere. Non capisco. Allora, la cosa che mi turba è sta macchinetta del morse. A cosa mi serve effettivamente? Perché lui la tocca. E questo coso qua cosa mi rappresenta? Non ho idea. Usalo sul faro, ok. Vabbè, 1080 la vedi comunque anche se non hai la 20 mega. Usiamola lì. Ah, non posso. Oh sì, no. No, non aprire il cassetto. Usa il coso. Ah, semplicemente mi fa vedere quello che sapevo già. Quindi facciamolo. Ho fatto una O. Ok, calma. Ah, questo mi attiva i punti. No, no, no. Ok. Voglio 3 punti, quindi. Non voglio la E. Esos! No, torniamo un attimo indietro. Ok, ho capito come funziona. Quindi, punti. S. Poi, linee. Non ho capito, se vi perdete 3 punti, 3 linee, 3 punti. E punti. No! No! So! Cazzo. Per un millisecondo. Allora, punti. No, no! Facciamo 5, 15 punti che non ha senso. Ok. S 1 O Mi chiedo se ha capito il messaggio. Andiamo a vedere qua, brava. Cosa hai bisogno? Capito. Ah, posso dirgli. Capito perché posso dirgli del tè, della torta o una corda. Diciamo che andiamo per la corda. La R è punto linea punto. Quindi andiamo sui punti. Madonna mia, è stata dura, eh. O sono tre, sì, logicamente 3 linee. La P, punto, linea, linea, punto. Quindi, punto. Ma no! Wow! Sto ballando. Non si vede, ma sto ballando. Egli ha gioia! Ha donato 1 euro, grazie! Grazie! Grazie, grazie. Ero troppo preso dal ballare, ve lo giuro. Grazie mille per la donazione. Grazie, mi hai aiutato di cuore. Grazie mille, Lia. Grazie. Grazie. Tanti cuori in chat per ringraziarlo. Fate il possibile, pagateli il caffè e quindi restituiteli 5 euro quando lui ne ha dato uno. Ma va benissimo. Grazie mille, è un gesto più che apprezzato. Ti ringrazio. Cosa sto facendo? Rope. Il problema è che se fermo la cosa, quindi devo fare tutto in corsa, non devo mai fermare questo. Quindi R è punto linea punto. 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 Linea. No. Così è lì. No! Fermati! Fermati!
Fermati. Ok, così blocco tutto. Posso fermarmi tra una lettera e l'altra, ma non all'interno. Ok, quindi R punto linea punto. Quindi, così sono i punti, sì. Sono un mago. Tre linee. La P era punto linea linea punto. Quindi. Yes! La E dovrebbe essere solo un punto, quindi. Grazie. Ah! Cosa? No, Elia, non fare queste cose. Calmi tutti che mia madre non lo sa, la paper è sua. No, Elia, non, no, no. Non fare queste cose. Vi prego, non lo fate. Nel senso, se volete donarmi e supportarmi, va bene, ma non spendete i soldi dei vostri genitori, io lo voglio in saputa. Vi prego. Ok, una corda e qualcos'altro. Ah, è un tipo un lanciarazzi di segnalazione. Questo è James Bond, guardate la serietà nei suoi occhi mentre spara la corda. Yay! Ce l'abbiamo fatta. Grazie di cuore ancora, Elia, comunque. Non donate soldi che non sono vostri, per l'amor del cielo. Che non voglio incorrere in denunce legali. Perfetto, vediamo se non ho capito cosa. Oh, posso vedere tutto quello che ho fatto fino al mercato? Mi chiedo cos'altro su cos'altro io posso puntare. Che forte. Ma quello è il nonno. In cima alla scala. Ah, si sta trattenendo per non cadere, è sul punto di cadere. Sembra che sia al punto più alto della città. Perfetto, è lì che andrò allora. Ok, qui tornerò sulla piazza del mercato, sì. Ok, allora usiamo questa corda. Cosa dici? Ah, non posso andare lì con le mie mani. Hai ragione, usa un limone. Quindi cosa posso utilizzare? Che non c'è un granché. E non ho niente con me. Cosa potrei utilizzare per scendere se non ho. Ma il nonno non me la racconta giusta, secondo me è un mezzo criminale che sta inscenando il suo rapimento così. Sì, comunque questo qui è solo fuorviante, non ci ho capito una mazza. Farti domande, Zetto. A parte che hai scalato tipo mezzo mondo e mi sorprendo che tu abbia delle mani e non le mani di un gorilla come Lana in Archer, però santo signore, C cosa ti serve? Se guardi qua c'è sempre lui che ti guarda, sì. Che gentile, però. Vediamo se nella biblioteca c'è qualcosa di utile. Ma a parte che finora hai sempre scalato fili a caso senza problemi, eh? Per dire. Parkour! Qua non è che ti sei fatta grossi problemi. Vediamo se c'è qualcosa qua nella libreria. Che sia sotto la categoria corde, rope, PQ. Dov'è? PLMNOPQ. Qua, R. Così a caso. Lei è un Assassin's Creed! Race cars of the future. No. Vado un attimo a caso. Canzone triste in sol minore. Freaks for kicks. Cerchiamo sotto la P di parkour. Che stupido. Bravi. E zia l'auditrice. Sono i pat. Ora, non è per dire, ma il limone compare un po' sempre. Che sia tipo un segno tipo Illuminati. Illuminati confirmed. Lemon confirmed. No, M c'era Morse. N. Near my house. Not this brief adventure. Questo lo conosco. Questo è per il cancello d'ingresso. Secondo me sono potrebbero essere gli schizzi degli stessi sviluppatori che dovevano costruire tutto quanto, infatti.
Tipi di accordi. Ho sempre voluto sapere come funzionasse un'armonica e adesso lo impariamo. No. Comunque che figata, non sapevo fosse. Cioè, sapevo. Vedi gente che da una parte suona e dall'altra preme tasti a caso e dici cosa sta facendo. E adesso, se uno avesse voglia di leggere, potrebbe saperlo. Lemon is the way. Lemon confer. Io sto premendo un po' cose a caso. Se qualcuno ha idea di dove io possa andare. Ok, qui c'è un bellissimo romanzo. Where the weird things are. Dove sono andate le cose strane? Ok. Mi sa che non devo cercare qua. Ho questo leggero dubbio. Sì, secondo me senza dubbio sono. La Z non esiste. Ma non hai usato la corda del bimbo. Ma la corda non me la fa usare. Dice non posso andare, c'ho mani nude. Ma sa, è quello che hai fatto finora. E appunto ho detto magari con un limone. Vediamo se ci aiuta il manuale. Come si fa? Ok. Allora. Oh shit. Il numero di windmill sales, che erano quelle 4, per il numero di scale, quante erano? Scale 1, 2, oddio 1, 2, 3, 4. Ce n'è uno anche qui. 5. Ah, sarà troppo difficile. Quattro, 5, 6 sull'altro lato. Tanto risaliamo. Perché cosa fai? 6, ne ho contate più quelle che devo vedere là. Vabbè, proviamo a risalire. Wii! No, aspetta, questo è Ludos. Ferma tutto. Non lo sapevo. Dov'è? Per 5, per 13, meno 15. 1. Però non so se le finestre. Ah, ogni volta più che altro c'è il dubbio di dire, ma saranno queste le finestre o saranno altre? Qui fosse 1, 2, 3, quindi siamo a 9 in totale, sali. Quindi cos'è? Vediamo un attimo. Ho contato 9 scale, al limite scaliamo. 9, 10. Ok. Quindi cos'è? 40. Dov'è? Quattro per 10, quindi 40 per 8 che fa 320 meno 57 che fa 263. Vediamo se ci abbiamo preso. Se invece fosse stato. Fatemi provare 273 nel caso abbia contato la cosa sbagliata io. No. E se invece fosse stato. Fosse stato. Torna all'indice. All'indice. Totale. Fosse questo 4 per 100. Quindi 400 più 200. Sì, ho sbagliato. 400 più 200 più 15. Potevo anche non usare la calcolatrice per sapere che facesse 615, Yes, the light mill. Quella è la soluzione delle luci. Quindi, secondo me, questa è una porcata che mi sono bloccato. Adesso voglio vedere. Avevo trovato da qualche parte. Ups, ho aperto lo stropol di Z per sbaglio. Vediamo un attimo. Lumino City. C'è qualcosa che ci può aiutare. Solo per abbreviare, perché sennò non voglio rimanere bloccato a capire. Cioè, anche voi non sapete dirmi cosa potrebbe essere da utilizzare. Sì, comunque dopo tutta la fatica che ho fatto per mandare il messaggio, il problema è riuscire a scendere, sostanzialmente.
Ah, che testa di cazzo, scusate. Adesso quando vi dirò qual è la soluzione, anche voi direte siamo un pochino delle teste di cazzo, non averci pensato. Però in effetti non è neanche intuitivo. Perché a cosa serviva questo? No, Ark, oggi non gioco solo Lumino City, ma dato che lo finirò a breve, immagino. A parte che sono già le 5, come passa il tempo quando ci si diverte? Quando finisco, c'è questo Stropol che ho appena ripubblicato. Ah, si esce giù, scusate. Dove votare il prossimo gioco da fare? Pensavo di finire. Non lo so, cioè pensavo di continuare, non so se fino alle 7 o così. Dipende da quando mi viene fame, perché poi dovrò anche ben mangiare. Sono confuso. Dovevo salire. Che fastidio, che fastidio. Questa è la perdita di tempo che mi dà fastidio. Perché quella cosa che dici, ah minchia, è lì, però ci sto un quarto d'ora a tornarci lì. E vabbè. Da dove si esce? Qua. Che stupido, non avevo visto la freccia. Quindi adesso vai qua e tira fuori il fantastico Wirecut Hunger, da non piantartelo in testa come in The Binding of Isaac. E andiamo. Mio piccolo Assassin's Creed. Le tue fantastiche idee che ti hanno portato a rischiare la vita quella trentina di volte, però. Whee! Ah, il nostro amico se n'è andato. È andato molto meglio di come mi aspettassi. Ah no, eccolo lì. È timidino. Ci ha aiutato. Bene, mi spiace di non aver potuto guardare mentre facevi quella caduta. Non riesco a credere che tu ce l'abbia fatta. Guarda, neanch'io. Infatti, è quello che ha detto anche lei, ma ho anch'io difficoltà a crederci. Non potrei avercela fatta senza di te, grazie. Non avrei potuto farcela senza di te, grazie. Oh, ok, non è niente, ho solo seguito la procedura d'emergenza. Sarebbe un ex resort. Oh, aspetta, ah, grazie, non dica a nessuno questo, non so se potete. Ah, hai sparato un bel colpo. Dice, ma non dirò a nessuno perché non dovrei sparare, solo lattine di stagno, potrei essere. E finire nei problemi per questo, quindi non dirlo a nessuno. Ti ho guardato perché non avevo nient'altro da fare e te lo dire senza offesa, eh. Non ti preoccupare, sono felice che tu mi abbia visto. Sei ancora bloccata. Vista, sono ancora. Sei ancora bloccata lì, se no. Sì, comunque anche a me fa piacere vedere. Un po' impacciato, forse gli piaciamo. Ti ho guardato per un po' e. Aspetta, sembra strano. Ok, cerchi qualcuno? Il mio nonno è finito in cima alla città e ho bisogno di raggiungerlo. In cima, ok. Se arrivare in cima, allora è off limits. C'era una strada sul retro un tempo. Sotto. Ah, ho dimenticato sotto che casa. Attraverso che casa dovresti andare. Ma nessuno va per quella strada. Non ci va più. E dovresti andare giù da uno di quei chutes, che non so se sono per la porta. Ah, uno di quei tubi per la posta, probabilmente. Ok, lo faremo. Ah, uno di questi tubi per la posta. Luna, sandwich. Ah, questo è uno che fa sandwich. È un buon partito, io mi ci metterei con uno che fa sandwich. Che belle mailbox colorate. Con dei tubi che. Non so, detto, deve essere. Dove si organizza la posta, sì. Cosa mi sono perso per curiosità? Io ho votato Andrete perché voglio sapere cosa ne pensi, ok? Così vado a 9. Mia suocera mi ha appena dato dei cannoli, maledizione. Con la ricotta e con i pezzetti di cioccolato che fa lei. Ti odio. Oggi ho comprato tre Miami, che è uno sconto pazzesco. Assolutamente. Approfittate dei saldi di Steam, che per di più scadono oggi. Tra 2 orette. Quindi devo. Anch'io, ma per di più, mi hanno regalato ancora per la laurea. Dovevo riscattare delle cose. Ho tipo 40 euro da spenderci e non so come spenderle. Che bellino sto posto. Oh, c'è anche qualcuno. Ehi, tutto bene? Sto a posto se è quello che intendi. Non sono troppo felice per come sta andando questo posto. Neanche per come sti io stia per quanto si sta bevendo. Te la licorizia? Troppo freddo. Cioè, anche freddo, quindi non mi piace. È la mia esperienza. Cioè, apprezza il fatto che ci siamo offerti per aiutarlo. Ma non ha niente da offrire, dice. Sembra uno di quei film tristissimi. Io, la mia uniforme, le mie lettere, sono io. E la mia. La cosa di liquirizia che fa anche schifo. Prima cosa che ho bisogno è uno. Soffitta! Calma, calma, troppe cose assieme. Ho bisogno di un drink. Ah, il pinball table. Sono
Sì, ho capito, vuole il tavolo da pinball, per cosa? Ha probabilmente mi dà un drink token, but vincere qua e gli serve a lui, quindi posso finire, but vincere il flipper. Non funziona, non c'è energia. Rigeneratore di energia, credo, ma ha bisogno di una fonte d'energia. E noi ce l'abbiamo una fonte d'energia! Abbiamo un fantastico limone! No, seriamente, questa volta è anche sensato. Senti, mettiti quel limone dove dico io. Perché no? Abbiamo la fonte d'energia! Abbiamo tenuto questo limone per tutto il resto della nostra vita. Cosa ci dobbiamo fare l'altro? Benvenuto. Ah sì, mi sono dimenticato che. Luigi Milli, grazie mille! Grazie mille per seguirmi su Twitch. Allora, vediamo un attimo. Qui si può salire? Sì, si può salire. Ok. Sembra un collettore. Ok, devo sistemarlo e mi preoccupa. Oh no. Devo prendere i pezzi e piazzare. Prendo che ci sono le forme, quindi dovrebbe essere abbastanza facile. Basta trovare. Dove si collocano? Qua? Non è facile. Cosa ho messo? 1, 2, 3. Tac. Ok. Vabbè, questo è abbastanza banale, mi sembra. Adesso ritirerò tutto quello che ho detto, perché sicuramente verrà la parte difficile. Ok. Linea dritta, dov'è? Difficoltà a vederla, è quello il problema. È così, sì. Tanto non mi ricordo quali ho messo e quali no, anche se sto andando in ordine. Questo enorme è qua. Ok. Uno quadrato. Dov'è uno quadrato? Forse non tutti sono da utilizzare, beh, ci arriviamo. Questo è qua. Ah, ecco, ho trovato quello quadrato. E questo è qua. Eccellente, sono tutti piazzati. Luce del sole dovrebbe essere diretta al centro. Oh yes. Però io il mio limone lo voglio usare. È partita anche la musichetta del. Oh, questo vecchio classico. Era la mia canzone preferita una volta. Persona triste, ma non ho capito, è un postino in pratica. E quindi devo risollevargli il morale nella speranza che lui mi aiuti a fare quello che devo fare con la posta. Flipper. E vabbè. Ma non è. Come funziona questo flipper? Ah, ho capito adesso come funziona. No, adesso te cadi qua. Beh, basta vedere dove rimbalza. Senza questo dove andresti? Per curiosità. Ah, anche quello ti devia. Yes! No. A meno che. Proviamo. Quindi questo proprio non è quello che ci vuole. Quindi questo non è proprio quello che ci vuole. Spostiamo un po' le cose. Te non ti vogliamo qua. Com'era? Se vai qua, voli lassù. E se ti metto qua. No. A meno che ci sia un qualcosa qua, ma non credo possa fermarti. No, infatti. Se provassimo con l'approccio di prima. Sì, te servi qua però. E com'era? Adesso cos'è che fai? Puff, puff. Ti metto qua. Jackpot! Ah, sembra che debba ottenere anche l'altro jackpot. Quindi ci saranno due configurazioni. Quindi questa qui è la prima dove questo stava qua. Adesso te li mettiamo qua per vedere cosa fai. No, quindi te stavi qua. Quindi mi ha detto che però a lasciarlo libero.
Così. Vediamo. Però non so se ci passa. No. Nope. Così. Così. Vai su. Vai su. Grazie. Ma me ne serve uno in più. Ma io il mio limone lo voglio usare. Lo usiamo il limone. Lo usiamo, vi giuro che lo usiamo un giorno il limone. Comunque, volevo ringraziare tutti i 18 che mi state seguendo. Grazie mille. Non mi aspettavo di riuscire ad attirare così tanta gente con così poco preavviso. E se invece provassimo a bloccarlo qua? A meno che se sia sulla stessa traiettoria. Ok, calma, 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 ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Allora no. Tu. E ho il token per la bevanda, quindi. L'ho preso? Sì. Amico caro, ho il tuo token. One drinks token. Ok, adesso. Questo è quello che chiamo un buon lavoro. Grazie mille. C'è un drink che sarebbe meglio di questo schifezza qua. Vedo che è una bella testa. In ogni caso non dire a nessuno, ma una delle ragioni che sono bloccato qua è che odio essere visto a non fare il mio lavoro nella maniera corretta. Non riesci a inviare la posta? Ah, tutti possono farlo, ma ottenerle, mettere al posto giusto è diverso. Questa era la mia specialità. Ma ho avuto queste ultime lettere qua. Riconosco che qualcuno mi sta prendendo in giro. Perché gli indirizzi non hanno alcun senso. Senti, io di solito non chiedo aiuto a qualcuno, però. Ti andrebbe di darmi una mano a dare un'occhiata a questo. Ma non è che pensavo, vuoi un po' di limone per la tua bevanda? Beh, potrei farlo io per te, va bene, beh, non. Ma va bene, se vuoi farlo, grazie mille, ti ringrazio il cuore. Devi solo mettere nella mailbox. Ok, vuoi darti limone? Non è che vuoi il limone per la tua. No, perché nessuno vuole il mio limone? Ah, vediamo un attimo. Sì, non volevo uscire, vabbè, però in teoria sì. No, forse devo andare qua e vedere un attimo. Visto che serve il limone, tequila boom boom. Ok. Oh, shit. Posso disegnare? Oh, sì che posso, che figata. Oddio, mi sembra di essere tornato bambino. Non è facile con mouse. È geniale questa cosa, oddio, è geniale, mi piace troppo. Faccio sempre le macelle, bambina. Non ce la faccio più. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. A parte il fatto che è arte moderna, che minchia è? Sto anche socchiudendo gli occhi per vedere se riesco a entrare a vederci qualcosa, ma. E questo? Ah, devono essere delle lettere in teoria, a meno che ci sia un 3. 32. Mi sembra un 3 o un 2, può essere? Non sono molto bravo a scrivere. Né new. Ok. Dove è la N? N. E. Cazzo era la W. New ST, sarà New Street, quindi può aver senso secondo voi? Boh, sì, ci proviamo.
S. Forse non me lo fa mettere se ho sbagliato. No, S. Invia! Ma immagino fosse giusto, cioè non credo di poter fare le cose sbagliate, di non riuscire. ST, ok, anche voi. Oh, che simpatici. Questo è un mi, vero? Ma non ha senso, ci ho segnato le lettere senza. Era un mi questo. Che è una E, ed è un mi in. Ha senso. La, si, do, re, mi, fa, so. Ok. Quindi mi, il problema è che arrivano fino alla G per la chitarra, poi le altre. Quindi è un E. Mi prendo carta e penna, se no stiamo freschi. No, magari posso segnarmele qua, altro che carta e penna. E. I. Questo non so, quindi è un G. Che questa H immagino, sì, H, no, ok, ho fatto troppe supposizioni, cioè H, no, questo è G, E, I, G, no, però qua c'è un puntino, quindi E, I, L, J, quindi, giusto? Mi sto sbagliando? Sì, anche a me verrebbe da dire 8, però. No, perché la T ha bagage. No, più che altro sto guardando le battute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah no, hai ragione te, hai detto. Questa è una T, ok, 8. Scusami. Scusati. Cioè, anch'io ho senso, dicevo, ma sì, è una T. Però, cioè, 8. P. 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 Pia. Piano. Non era difficile. Dove sta? P. A. Dove la N? N. Sì, però qual era la O? Questa, piano. E G, A, Gar, siamo. Dov'è? Dove sta? Che palle però questa metodologia. G. G. A. Questa è la R. Gar, questo è con la D. Sarà Garden, così è, per ipotizzare. Non è che posso digitare sulla tastiera, facciamo prima, per curiosità. No, ci ho provato. 8 piano Garden Square. Gracias. Gracias, Smarties. Quindi, S, P, Q. Comunque è geniale, mi piacciono tanto. Cioè, guarda. Mi piacciono i puzzle, però non quelli dove rimani bloccato quelle 6 ore. E qui mi ha fatto delle cose geniali. Il tratto della penna lì mi ha steso, mi è piaciuto tantissimo. Sono tornato bambino quando le facevo su Topolino, per intenderci. Olè, e il piano Garden Square. Andiamo. Non va bene. Ah, devo premere. De. Ok. Ok, 2 uguale T. Devo andare da 2 a T? E 2, 4. Ah, 24, vabbè, basta seguire. No, però sarebbe 24. LIGHT. Comunque, proviamo. 2, 4, L, I,
No. L. No. L. I. G. H. T. Era questa? No, aspetta. 2, 4. L. I. G. H. T. W. E. L. Quindi well street, ok, capito. W. Madonna mia, ma ti sei lanciatissima, le prende tutte. Non so quanto tempo fa l'ha scritto, l'ho guardato adesso. Yay. Sì, l'unica cosa mi sta sulle balle è dover stare 2 ore a digitare tutto. Sarebbe stato più bello se è stato più veloce. Via, spedita, 24. Oh, la tavola periodica, amica mia. No, ma mai fatto la tavola periodica. Comunque, ho tavolo elemento. Ho. Scriviamolo qua. Hai preferito qualcosa di più veloce? Devo scrivere qua e scrivo la penna piuttosto. Quindi, 8, 10. Quindi, 1. Quindi abbiamo N. Sapessi l'alfabeto, riuscirei a trovare più velocemente le lettere, anche perché la N è accanto alla O. 1, 16, 15, quindi abbiamo SP, P, 53, 77, quindi 53, dove stai? I, NN, spin, dov'è la I? FGOKI, sbagliati. Spin 6867. Perché non uno in più o due in più? Se 68 RHO. Quindi spinner, perché si collega spinner. H. Grazie. O. Sarà L e S, immagino. 92, 34. 92, no. U. House. Non so perché ho pensato a buco. One spinner house. Stavolta ha vinto Dugong Arcobaleno. È stato più veloce. Grazie. House. Esperienza di sapere a memoria. Ah no, non ho visto, chiedo scusa. Avevano già dato Mazinga Z e il viaggio di Martis. Minchia, ma sono lentissimo io, chiedo scusa. Uno spinner house. Sì, avevi ragione, Mirko, non te l'ho visto. Perfetto, ho fatto tutto. Quindi adesso posso andare a parlare.